musicale che introduce la lezione di oggi è eh, chiamato inno di sicilo o epitaffio di sicilo si tratta del più antico brano musicale che ci è giunto eh, è stato ritrovato eh, scolpito in parole e lettere greche che indicano note musicali scolpito su una stele in pietra una stele Funeraria, dunque si tratta effettivamente di un epitaffio in Anatolia. È stato datato eh, tra il secondo secolo a.C. e il secondo secolo d.C., quindi un periodo di tempo molto ampio, ma ad oggi è la più antica testimonianza eh, musicale che ci giunge dal mondo greco, dal mondo antico. E, le parole eh, che sono scolpite sulla pietra recitano così. Un'immagine, la pietra, io sono. Mi pone qui Sicilo, di un ricordo immortale, segno durevole. Finché vivi, mostrati al mondo, non affliggerti per niente. La vita dura poco, il tempo esige infine il suo tributo. Queste ultime parole, da Finché Vivi a tributo, sono quelle che sentite messe in musica. Perché ho scelto di introdurre eh, questa lezione, che è dedicata ad uno dei mostri sacri della storia della filosofia occidentale, ovvero Parmenide di Elea, eh, con queste parole? Perché ho scelto proprio queste parole? Beh, un po' per contrasto, apparentemente per contrasto. Parmenide è il filosofo dell'essere, è e non può non essere, è un pezzettino, è un verso del suo celebre poema Perifusios, Intorno alla natura, dove c'è la prima, diciamo, asserzione della storia del pensiero occidentale sul concetto di essere, e recita proprio così, che è e non può non essere. E dunque ehm, l'essere è un'idea ehm, che, come abbiamo visto nella precedente lezione con Senofane, rimanda ad una realtà assolutamente immutabile, identica a se stessa, eterna, permanente, increata e infinita, per così dire, nel tempo. Dunque un'idea che eh, in certa maniera, lo abbiamo visto appunto studiando Senofane, eh, richiama, seppur da lontano, quelle che sono le caratteristiche eh, della divinità monoteistica eh, che poi eh, ecco, attraverserà tutta la storia del pensiero occidentale dal cristianesimo in poi e che in qualche maniera già è anticipata. Per alcuni versi nel mondo greco, anche se il mondo greco-romano esprime un concetto di divinità eh, diversa da quello eh, ebraico-cristiano, indubbiamente diversa, a cominciare dal politeismo versus il monoteismo tipicamente giudaico-cristiano. Eppure già nella filosofia greca troviamo con Senofane e poi lo vediamo da oggi in poi con Parmenide ehm, una concettualizzazione della realtà, della realtà come un tutt'uno eh, per così dire, monolitico, eh, infinito nel tempo, quindi eterno, unico, immutabile, eccetera eccetera. Anche se eh, questo tipo di attribuzione in Parmenide non si riferisce alla divinità in sé e per sé, ma si riferisce alla realtà tutta. Quindi attenzione, nel mondo greco non c'è di fatto l'idea di una divinità, di un Dio trascendente, cioè di un Dio altro rispetto alla natura. Il, la concezione eh, greca, al limite, si riferisce ad un dio immanente o cioè che sta nella natura o per meglio dire ad una sorta di divinizzazione della natura. Allora, io la natura la posso divinizzare, quindi la posso, diciamo, ritenere animata da forze divine eh, e queste forze divine le posso appunto declinare al plurale in quel caso ho oh, il cosiddetto politeismo, cioè ad ogni fenomeno naturale associo una forza divina che poi ehm, identifico con questo o quel nome, con questo o quel rituale. Nettuno o Poseidone se mi riferisco al terremoto eh, o al, alle tempeste marine, all'oceano e così via. Afrodite se mi riferisco ad Eros, eccetera, eccetera. E va da sé che posso anche eh, per così dire eh, divinizzare l'intera realtà cioè prendere in considerazione la natura come un tutt'uno un tolon un tutto intero e eh, divinizzare questo tutto intero in quest'ultimo caso avrò una visione eh, di tipo eh, per così dire monistico monos eh, lo ricordo per l'ennesima volta significa uno solo, soltanto uno, quindi una visione monistica, è una visione che eh, fa dipendere tutto il reale da un unico principio, lo compatta in un tutto intero, per così dire. Ed è quest'ultima la concezione che abbiamo visto già buzzata in Senofane e che poi adesso ritroveremo in questo grandissimo filosofo, in questo grandissimo pensatore che è per l'appunto Parmenide. Ma mh, perché dunque ho scelto eh, dicevo prima questo breve idillio, eh, questa breve poesia per introdurre il discorso di Parmenide. Beh, perché il messaggio che ci viene mostrato eh, da questa poesia va nella direzione opposta, eh, ovvero sottolinea la precarietà dell'esistere: eh, la vita dura poco, il tempo esige il suo tributo, è una questione di vita di morte. Quindi eh, l'epitaffio le, di Sicilo esprime una visione tragica della vita. La vita è fatta di tappe che non si possono assolutamente aggirare, che sono assolutamente necessarie. Si nasce, si vive, si muore. E allora il senso è finché sei vivo, vivi, goditi la vita in pieno che non vuol dire dedicati ai piaceri più o meno bassi, ma vivi intensamente, fai tesoro della tua vita, fai tesoro di ogni esperienza possibile, perché poi c'è la morte che ti attende. E questa idea della non durevolezza di ciò che è, cioè dell'esistente, dell'ente, in questo caso eh, riferito a una persona, a Sicilo, ma lo possiamo riferire a qualsiasi cosa animata o inanimata, ebbene è eh, contrastata in maniera forte, vigorosa dall'affermazione che è e non può non essere. Cioè l'affermazione di Parmenide, lo vedremo poi strada facendo, esclude assolutamente il non essere. E che cos'è il non essere? Beh, il non essere è ciò che non è ancora ciò che precede temporalmente l'essere, se per essere intendiamo la presenza della realtà in sé, cioè del mondo per così dire, del cosmo, chiamatelo come vi pare, ebbene il non essere può fare riferimento per esempio ad uno stato che dovrebbe precedere, potrebbe precedere ciò che è. E dunque la domanda è... Che cosa c'era prima del tutto? Che cosa c'era prima del cosmo? Cosa c'era prima del Big Bang, per dirla in termini astrofisici, contemporaneo, di quella vibrazione che ha messo in moto l'universo, ciò che noi chiamiamo essere. E, e poi, e dove andrà a finire il tutto? L'essere, il cosmo, alla fine, alla fine dei giochi? alla fine dei giochi, quello che gli astronomi chiamano Big Crash, cioè l'inverso del Big Bang, ovvero se le singole cose nascono e muoiono, cioè passano dal non essere ancora all'essere, per poi tramontare, finire nel non essere più dall'essere al non essere più. Ebbene, questa stessa considerazione, che vale per Sicilo, evidentemente, ma vale per me, ma vale per ciascuno di noi, la possiamo far valere per il tutto intero, cioè per l'universo tutto, per il reale tutto. Capite che si tratta di una questione? fondamentale e questa questione fondamentale è la base stessa in termini di quesito, in termini di domanda, di quella disciplina, per così dire, che chiamiamo ontologia, che in filosofia si definisce ontologia, cioè discorso logos intorno al, all'essere, on usa, on è il participio presente del verbo eini, essere in greco. Dunque discorso intorno all'essere, intorno al senso dell'essere, tentativo irrisolto, forse irrisolvibile, di rispondere alla domanda perché è, è piuttosto che non è, perché l'essere piuttosto che il non essere. Un dilemma a cui per esempio da voce anche... Eh, amleto, l'amleto di, di Shakespeare anche se eh, lì in una um, situazione più che di tipo filosofico, tipo per così dire tragico esistenziale ma insomma lo possiamo declinare, lo capite da soli in tante maniere diverse e dunque vedete come la Grecità ha prodotto da una parte Sicilo e Sicilo mh, lo possiamo accostare alla visione eraclitea, al fatto che tutto cambia ovvero che i, i i contrari alla fine si risolvono in un, una unità superiore, ma tutto cambia, tutto scorre come l'acqua di un fiume. E dunque se il tutto lo possiamo, in maniera eraclitea, lo possiamo identificare nel logos, nel fuoco che a tempo debito si accende, a tempo debito si spegne, la singola cosa, ebbene, la singola cosa, tramonta, si trasforma, non ha un'identità stabile, questa è una visione, di contro c'è la visione logica, potente, necessaria, eh? che ci ricorda il destino, la voce del destino eh, del, del, della Sinfonia di Beethoven, della Quinta di Beethoven, del mus Sein, Deve essere così, non può non essere così, cioè la categoria del necessario, che ha a che vedere con la logica. Ovvero il discorso di Parmenide, lo vedremo poi in maniera dettagliata, quindi lo capirete meglio strada facendo, è la voce della logica, è la voce dell'intelligenza, è la voce del nus, ovvero l'intelligenza, la ragione. Ci dice qualcosa sul reale che i sensi, la sensibilità, l'esperienza che ciascuno di noi può fare e fa in ogni momento, invece contrasta, contraddice. La ragione ci dice che il principio di identità, cioè che l'essere è e non può non essere, è assolutamente vero, assolutamente fermo, assolutamente incontrastabile, dunque assolutamente necessario. I sensi, la sensibilità, l'esperienza di vita invece ti, ci testimoniano tutt'altro, ci testimoniano che il principio di identità è sfuggente, incerto, perché tutto cambia, tutto si trasforma. E dunque quando noi chiamiamo una cosa con una parola, la fissiamo con una parola, cerchiamo di fissarla, con una parola, in realtà stiamo cercando di afferrare l'acqua che scorre, o stiamo cercando di tenere in mano la sabbia che ci scorre, tra le dita. Questa era la visione che abbiamo esplorato, il problema che abbiamo provato ad esplorare con Eraclito. Ma andiamo senz'altro avanti. Parmenide eh, è un filosofo italiota, quindi eh, rimaniamo in... In Italia, no? Nella, nelle colonie occidentali del mondo greco, eh, dove si era eh, trasferito, se vi ricordate, eh, Senofane no? eh, da Colofone. Quindi, Senofane proveniva dalla costa eh, del, eh, dell'Anatolia, eh, in fuga, eh, probabilmente all'epoca di Ciro, eh, ovvero all'epoca in cui Ciro il, il persiano il gran re Persiano eh, conquista e assoggetta le colonie greche orientali quelle che si trovavano appunto sulla costa egea eh, molte eh, popolazioni si sottomettono, alcune, vedi per esempio i Focesi, eh, Focea è una eh, cittadina eh, che si trova vicino eh, a Efeso, vicino a Mileto, quindi nella Ionia. Eh, alcuni eh, greci non ci stanno e quindi emigrano, emigrano verso Oriente. Eh, scusate migrano verso occidente migrano quindi all'altra parte del Mediterraneo e, eh, e si ritrovano in, in una zona l'Italia meridionale il Tirreno che già in parte era stata colonizzata precedentemente eh, da altre etnie da altre eh, poleis greche e ecco elea che si trova eh, attualmente in campagna nella campagna meridionale in provincia di Salerno Elea eh, è una una colonia, una colonia eh, focese eh, fondata appunto tra il VII e il VI secolo a.C. ed è qui che eh, sostanzialmente vive ed opera questo grandissimo personaggio eh, Parmenide, personaggio di spicco eh, della sua città, anche qui abbiamo informazioni eh, biografiche evidentemente in parte leggendarie, comunque in parte incerte, ma eh, indubbiamente eh, sappiamo oh, di eh, Parmenide che lui ebbe una funzione eh, fondamentale di nomoteta, un po' come Eraclito eh, ad Efeso, ecco. anche lui è un legislatore, quindi una figura assolutamente di spicco non solo dal punto di vista politico, evidentemente, ma anche dal punto di vista eh, culturale. Di eh, Parmenide eh, ci sono rimasti 150 esametri, versi in esame, metro esametro, che è quello di Omero, per capirci, ehm, eh, di, del poema intitolato, ecco genericamente eh, Perifusius, cioè Intorno alla natura. Quindi un, diciamo, un materiale abbastanza congruo, contenuti abbastanza eh, rilevanti, eh, anche se eh, l'interezza del poema evidentemente eh, ci sfugge, ma insomma possiamo in parte ricostruire eh, il suo pensiero. Anche Parmenide eh, come, eh, come Eraclito, come Senofane, insomma come m, i presocratici vivono in quest'epoca, ci si presenta come un personaggio di transizione tra un mondo, quello dei, dei rapsodi, eh, quello della cultura itinerante, eh, che si basa sulla tradizione orale, eh, di questo abbiamo già parlato, e un mondo che inizia a fare affidamento sulla scrittura. Eh, la scrittura viene utilizzata, come eh, sapete, viene utilizzata per eh, fissare ecco, su carta o, o su pergamena eh, un discorso che poi viene eh, generalmente fatto in presenza, viene declamato in presenza. Eh, la figura di Parmenide, come quella di Eraclito, ha anche qui un, un valore, eh, per così dire, sacrale: il rapporto con il, il divino, quindi con i piani alti con le istituzioni della polis ricordatevi che nel mondo greco romano eh, il cuore della polis che è eh, l'acropoli là dove risiedono eh, per così dire le, le istituzioni che presiedono al governo della polis no? quindi di che la giustizia là dove viene amministrata la giustizia corrisponde contemporaneamente al luogo dove risiede eh, l'entità divina, eh, quindi sacrale, che sacramenta quindi la politica, dà valore sacrale alla politica che eh, custodisce la città. Quindi nell'Acropoli, ma quella più famosa eh, ovviamente è l'Acropoli di Atena, ha sede, per esempio, il Partenone, Partenos è la Vergine, Partenone, ovvero il tempio dedicato ad Atena. Parliamo di Atene, ogni città. Alla sua, eh, ad Efeso abbiamo visto che la divinità di riferimento è Artemide. E per quanto riguarda Elea, eh, non sappiamo esattamente a quale divinità eh, si riferisca eh, Parmenide, o ci si possa riferire, eh, sicuramente si tratta di una divinità femminile. Qualcuno sostiene che si tratti di mnemosine. Memoria, la memoria, quindi, che ha a che vedere con, con l'intelligenza, con il sapere, per così dire, ma potrebbe anche essere Atena, eh, per così dire, questo eh, per quello che eh, ne sappiamo noi. Dunque, eh, dicevo, Parmenide è figura eh, è politico sacrale, indubbiamente, come ci testimonia proprio l'inizio del poema. Ma prima leggiamo una eh, testimonianza, ecco, lui sarebbe vissuto tra il, la metà del VI secolo e la metà del V secolo eh, avanti Cristo, quindi anche una vita lunghissima, eh, anche lui probabilmente avrebbe compiuto dei viaggi e eh, ascoltiamo la testimonianza di Platone contenuta nel Teteto, uno dei dialoghi di Platone. Se io, sta parlando Socrate, di fronte a Melisso. E agli altri che dicono uno è immobile, il tutto, provo un senso di vergogna all'idea che il nostro esame sia grossolano, mi vergogno sempre meno che di fronte al solo Parmenide. Parmenide mi sembra che sia, come dice Omero, venerando insieme, è terribile. Infatti ebbi occasione di trovarmi con quest'uomo. Io ero molto giovane, lui molto vecchio, e mi parve che ci fosse in lui una profondità d'eccezione. Eh, è un passo che fa venire i brividi in un certo senso, considerate che questo è stato scritto eh, un secolo dopo, 80 anni dopo eh, la morte presunta di Parmenide, è una testimonianza, eh, qui Socrate, il personaggio platonico, il personaggio del dialogo di Platone, eh, riporta questa, questa testimonianza, dice io, ho conosciuto, ebbi modo di conoscere Parmenide, ero giovanissimo eh? Socrate nasce nel 470 quindi eh, avanti Cristo, quindi possiamo ipotizzare che nel 450 abbia incontrato o, o, o giù di lì abbia incontrato eh, Parmenide eh, sempre che naturalmente questa testimonianza la prendiamo per buona, lui era giovanissimo, era eh, ventenne, diciottenne, Parmenide molto anziano difficile immaginare che potesse viaggiare, ma insomma prendiamola per buono la testimonianza di Platone e dunque i due grandi filosofi si sarebbero incontrati. È l'impressione che riporta eh, Socrate, ma insomma qui è Platone che parla eh, di fatto, e eh, questa eh, lo definisce venerando e terribile. È un personaggio con il quale bisogna fare i conti e se lo definisce venerando e terribile, Platone che... Voglio dire, è un personaggio altrettanto venerando e terribile, uno dei padri, indubbiamente, della filosofia occidentale. Beh, possiamo eh, assolutamente credergli. E adesso capirete il motivo per cui lo giudica venerando e terribile. Comunque è, è una pietra miliare. È... E uno di quei personaggi con il quale, con il quale bisogna fare i conti, non lo si può anche negare, si può negare il suo punto di vista, si può negare la sua filosofia eh, o si può far finta di nulla, però indubbiamente intorno alla domanda perché è piuttosto che non è, perché l'essere piuttosto che il non essere, ecco, su questa domanda comunque inciampiamo tutti quanti, questa domanda è inaggirabile. Possiamo naturalmente far finta di nulla, ma far finta di nulla è anche un modo per confrontarsi con la domanda. La domanda rimane lì, perché è la domanda di senso fondamentale, cioè la domanda delle domande, quella da cui discendono tutte le altre domande. Da dove vengo, dove vado, che senso ha la mia vita, che ci sto a fare qui a scuola o qui al mondo in generale. Spero ecco, di essere stato abbastanza esplicito. Il viaggio, eh, oggi eh, parliamo del viaggio. Elea è un, posto, un sito archeologico estremamente interessante, lo si può visitare, eh, lo si può tranquillamente visitare, è un parco archeologico. Eh, il parco archeologico di Elea, eh, così come ci si presenta adesso, ha a che vedere eh, indubbiamente con l'elea eh, romana piuttosto che con quella greca, In, eh, i romani la chiameranno Velia. Eh, e questa cittadina inizia una, una città abbastanza importante ed edita dedita ai commerci, un po' come le città ioniche. E poi successivamente eh, cadrà, diciamo, più o meno in rovina, più o meno in disgrazia perché eh, il porto si trova la, verso la foce di un fiume. Quindi il porto si va progressivamente interrando in epoca romana e dunque, eh, una città eh, sul mare priva di porto, lo, lo capite da soli, eh, eh, a poco inizia a poco significato, poco valore dal punto di vista eh, mercantile e commerciale. E quindi è una città che rimane abitata anche nei secoli successivi e conserva la facies diciamo l'aspetto di una città romana però mh, alcuni elementi indubbiamente risalgono almeno dal punto di vista del paesaggio no? del, più, più che mh, parte per alcuni elementi urbanistici risalgono indubbiamente alla città alla città greca, alla polis greca e quindi eh, c'è dato ricostruire eh, questo è estremamente interessante c'è dato ricostruire questo viaggio eh, di cui parla eh, Parmenide all'inizio del suo poema, si tratta infatti del primo frammento eh, del poema di Eraclito, quindi è il proemio, l'inizio del poema di Eraclito, c'è ecco, dato, eh, scusate di Parmenide, c'è dato in qualche maniera eh, rivederlo, ricostruirlo eh, attraverso una ricognizione in loco. Eh, sarebbe bello poterci andare, purtroppo non sta esattamente dietro l'angolo, almeno eh, per noi. Ascoltiamo Parmenide, dopodiché commentiamo. Si tratta di versi in esametri, sono esametri, quindi versi, è un, è un testo poetico, eh, l'abbiamo eh, sostanzialmente riportato eh, in italiano con eh, i trattini che indicano il passaggio da un verso all'altro. Le cavalle che mi trascinano tanto lungi quanto il mio animo lo poteva desiderare. Mi fecero arrivare, poscia che le dee mi portarono sulla via molto celebrata che per ogni regione guida l'uomo che sa. Là fui condotto, là infatti mi portarono i molti saggi corsieri che trascinano il carro e le fanciulle mostrarono il cammino. L'asse nei muzzi mandava un suono sibilante in fuoco perché premuto da due rotanti cerchi da una parte e dall'altra allorché si slanciarono le fanciulle figlie del sole lasciate le case della notte a spingere il carro verso la luce levatisi dal capo i veli là è la porta che divide i sentieri della notte e del giorno, è un architrave e una soglia di pietra la puntellano, essa stessa nella sua altezza è riempita da grandi battenti, di cui la giustizia dighe che molto punisce alle chiavi che aprono e chiudono. Le fanciulle allora, rivolgendole discorsi insinuanti, la convinsero accortamente a togliere per loro la sbarra velocemente dalla porta. La porta spalancandosi aprì ampiamente il vano dell'intelaiatura, i robusti bronzei assi facendo girare nei loro incavi uno dopo l'altro, gli assi fissati con cavicchie punte per di là attraverso la porta subitamente diressero lungo la carreggiata carro e cavalli. La dea mi accolse benevolmente, con la mano, la mano destra mi prese e mi rivolse le seguenti parole, O giovane che insieme a immortali guidatrici, Giungi alla nostra casa con le cavalle che ti portano, salute a te. Non è un potere maligno quello che ti ha condotto per questa via, perché in verità è fuori del cammino degli uomini. Ma un divino comando è la giustizia. Bisogna che tu impari a conoscere ogni cosa, sia l'animo inconcusso della ben rotonda verità, sia le opinioni dei mortali, nelle quali non risiede legittima credibilità. Ma tuttavia, anche questo apprenderai. Come le apparenze bisognava giudicasse, che fossero chi in tutti i sensi tutto indaghi. Ecco, eh, ho preferito leggere. Eh, l'intero viaggio, ecco l'intera parte dedicata al viaggio di Parmenide, per commentarlo in questo scorcio finale di lezione. Eh, le fotografie che ho inserito nella presentazione eh, non sono prese a caso, naturalmente si tratta eh, in questa prima... Ehm, Ecco, potete vedere quello che rimane della, della strada di cui si parla in, in questo viaggio che quindi eh, probabilmente è un viaggio eh, reale oltre che eh, metaforico no? sapete che il termine viaggio diciamo l'idea di viaggio ha molteplici significati spesso ci si riferisce effettivamente a un viaggio eh, svolto eh, nella realtà Insomma, pensate ai, ai nostri ai ritorni dei, degli eroi eh, greci achei okay, da troia no nostos più famoso quello di odisseo quindi ci si riferisce indubbiamente a un viaggio reale, ma eh, nello stesso tempo questo viaggio reale ha una serie di significati eh, metaforici assolutamente potenti. Ecco, il viaggio eh, di eh, Parmenide ha un valore indubbiamente sacrale, eh, sapienziale. Ecco ancora che filosofico diciamo sapienziale e eh, dal punto di vista ecco della, della realtà archeologica eh, di cui vi dicevo effettivamente c'è questa strada che parte dalla parte della città bassa eh, inizia eh, lo vedete in questa diapositiva e sale si arrampica lungo questa eh, collina eh, collina eh, in vetta, la quale in cima alla quale eh, c'è l'acropoli, ed ecco che questo è il punto di arrivo. Lo potete vedere in questa seconda eh, diapositiva: è la porta di cui parla Parmenide nel, nel, nel suo passo, è il punto d'arrivo eh, di questo sentiero, di questa via. La via sacra, sostanzialmente, no? come c'è anche a Roma, ad Atene, in tutte le poleis, in tutte le città antiche: no? quindi arriva, culmina eh, in, questo, in questa porta che segna sostanzialmente la, eh, il passaggio dalla città bassa, che okay, è quella dedita a utilizzata per i commerci, per la vita di tutti i giorni, socio-economica, e la parte che sta dietro la porta che è l'acropoli, quindi la parte quella istituzionale, sacra, dove c'è il tempio della divinità. Infatti ad accogliere, a scortare eh, Parmenide sono delle, delle divinità, delle, delle, delle fanciulle divine per così dire, e ad accogliere eh, Parmenide eh, al di là della porta eh, è la dea, una dea, eh, quindi anche qui abbiamo la rivelazione. Di una dea, rivelazione della dea che viene fatta da un personaggio particolare, che è un sapiente, è un Sofo, è un Sofos, un po' come abbiamo visto Eraclito rispetto ad Artemide. Ecco quindi in questa fotografia potete vedere il punto d'arrivo, quindi la porta, i battenti evidentemente non, di legno non esistono più, ma la porta è conservata abbastanza bene. Questo è un sito. Eh, protetto, diciamo, riconosciuto dall'UNESCO, patrimonio dell'umanità, eh. tanto di targa, ricordare che si sta in un posto, non è un posto tra i tanti, è uno dei luoghi in cui nasce la, la filosofia occidentale, eh. quindi è un luogo importante, c'è un'atmosfera particolare, vi invito se, se possibile a, a visitarlo. Ancora la porta, più in, in dettaglio. Eh, e Infine, beh, qui ho messo una mm, fotografia generica, eh, questa è Atena, non sappiamo esattamente se si trattasse di Atena, ma insomma dovendo scegliere una divinità, la statua di una dea, ho scelto questa statua qui. E torniamo eh, indietro, vediamo un attimo eh, i termini del viaggio. Quindi, eh, Parmenide evidentemente si trova su questo carro, questo carro si muove in salita, questo carro è trascinato da cavalle che mi trascinano tanto lungi, tanto lontano quanto il mio animo lo poteva desiderare. Quindi ehm, il, il passeggero del carro, Parmenide, accompagna eh, con il suo desiderio il viaggio che sta facendo. E quindi si tratta eh, nello stesso tempo sia di un viaggio reale, sia anche di, di un viaggio. Uh, un viaggio verso la conoscenza, verso la sapienza, perché questo viaggio si conclude evidentemente con la rivelazione della divinità. È un viaggio di tipo ascensivo, quindi dal basso verso l'alto. Vedete quante metafore, no? La conoscenza è un cammino difficile, un cammino uh, pieno di difficoltà, è un cammino che procede in salita, quindi dal basso verso l'alto. Poi ci sono anche gli altri due termini, la notte e il giorno, no? la luce che indica la, la conoscenza, la luce del sole che rischiara il mondo circostante e ci consente di vedere, quindi di conoscere. Le tenebre evidentemente rappresentano l'ignoranza, quindi il viaggio che sta facendo eh, Parmenide è un viaggio dal basso, dalla città bassa verso l'alto, dall'ignoranza, dalle tenebre eh, dell'ignoranza verso la luce della sapienza. Quindi le cavalle... Notare come tutti i protagonisti del viaggio sono tutti al femminile, sono tutti eh, declinati al femminile, il genere al femminile, i cavalli sono femmine, sono cavalle, le dee, le fanciulle che fanno da corteo a parmenide sono appunto delle core, cioè delle, delle fanciulle, delle vergini, e ad accoglierle una dea, non un dio ma una dea, tutto al femminile. Eh, non sappiamo esattamente che significato abbia, ma indubbiamente ci riporta questa idea, una visione eh, possibilmente di tipo matriarcale, come dire, un'antica sapienza che parla con voce di donna, no? come se la donna, il femminile, fosse custode della verità, anche se poi il protagonista è l'uomo, eh, è Parmenide. Dunque, le cavalle mi fecero arrivare. Dopo che le idee mi portarono sulla via molto celebrata, questa via molto celebrata è probabilmente appunto la via sacra, la via sacra, cioè la via che dal basso, dalla parte bassa della città va verso l'Acropoli, che per ogni regione guida l'uomo che sa, per ogni regione, cioè per le regioni circostanti Adelea guida l'uomo che sa, che va verso l'Acropoli, ma che nello stesso tempo, metaforicamente, da ogni dove da ogni dove, da ogni punto di partenza conduce l'uomo che sa, cioè il sapiente, verso, eh, verso il luogo della sapienza, verso le verità che deve apprendere. È un cammino verso la verità. E la verità è per l'appunto rivelata dalla Dea. La fui condotto, quindi alla fine arriva, là infatti mi portarono i molto saggi corsieri, quindi i cavalli, sono molto saggi anch'essi naturalmente che trascinano il carro e le fanciulle che mostrano il cammino. Quindi c'è questo corteo di fanciulle eh, a destra e a sinistra, ecco, possiamo immaginarcele così, in mezzo il carro eh, di, eh, su cui è diciamo, ospitato Parmenide, che sale e ascende lentamente. Lentamente, vedete la lentezza e la difficoltà di questa ascesa è sottolineata dai versi che seguono: l'asse nei mozzi mandava un suono sibilante. I mozzi sono il, eh, dove praticamente si agganciano le ruote, un suono sibilante, stridente, che fa, fa, diciamo, stanno sforzando no? in salita un fuoco, perché premuto da due rotanti cerchi da una parte e dall'altra, i rotanti cerchi sono per appunto, le ruote, mandano addirittura scintille, allorché si slanciarono le fanciulle figlie del sole lasciate le case della notte, quindi le fanciulle, le fanciulle che fanno da corteo, eh, probabilmente che fanno da corteo a parmedia, sono figlie del sole, cioè della conoscenza, e queste fanciulle, figlie del sole, scortano Parmenide verso la, la, la luce, quindi verso la conoscenza, una volta lasciate abbandonate le case della notte. Ecco la metafora luce, eh, luce-tenebra, quindi conoscenza-ignoranza. A spingere il carro verso la luce, levatesi dal capo i vedi. Cioè a un certo punto le, le fanciulle evidentemente si svelano, svelarsi, si svelano perché spingono il carro verso la luce. Quindi qui le metafore eh, che fanno riferimento alla conoscenza sono molteplici. Lo svelarsi, lo svelarsi è un'altra cosa diciamo, tipica, un'altra metafora tipica appunto che in greco la verità alezeia è la non nascosta. La non significa non nascosta, alfa privativa a lezeia. Lezeia viene da lanzano, che in greco significa, come sapete, eh, nascondere. Quindi la non nascosta. La verità è la non nascosta, ovvero la svelata, ciò che non avveli. È come una donna di cui posso vedere metaforicamente, ecco, posso vedere il volto. Dunque, la luce del sole, la conoscenza, la disvelatezza, fanno tutto riferimento alla verità verso cui si sta muovendo Parmenide. Là, quindi alla fine di questo percorso, vi è la porta che divide i sentieri, i due sentieri, quello della notte e quello del giorno, l'abbiamo già detto, no? La porta è questa qui, la quella della parte del giorno è quella dell'acropoli, probabilmente, quindi la parte della sapienza, quella della notte è la parte delle tenebre, della confusione. Eh, la lezzeia, la verità, si contrappone, per così dire, alla doxa, all'opinione, a ciò che sembra, a ciò che appare. E vedremo poi come la ragione, quindi il pensiero intellettuale, la logica, per così dire, che è quella che corrisponde alla Lezza, cioè alla verità, alla rivelazione divina, eh, ci illustra un mondo, parla del mondo in maniera diametralmente opposta, diversa rispetto alla doxa, cioè a quell'immagine del mondo che invece ci rivelano i sensi, le impressioni sensibili. In due parole, la logica ci dice che è e che non può non essere, mentre i sensi ci dicono che no, che esiste il divenire, che tutto cambia, che qui di essere e non essere, per così dire sono mescolati insieme di questo parleremo nelle successive lezioni. Eh, la porta viene descritta in questa maniera, vi è un architrave, eccolo qui l'architrave, una soglia di pietra la puntellano, essa stessa nella sua altezza è riempita da grandi battenti, non, non li vediamo i battenti come dicevo, di cui la giustizia, di che è una, come dire, anche qui una, una divinità in persona, giustizia, è, è, rappresenta la... la, la il baricentro della vita politica della città, eh, quindi le leggi, i nomoi. La giustizia, la giustizia che molto punisce ha in mano le chiavi che aprono e chiudono questa porta, perché da, da quel punto in poi si entra nel luogo delle istituzioni. E la giustizia, quella che ha a che vedere con la legge, ha sia il potere diciamo, di legiferare sia di sanzionare. La sanzione è funzionale alla legge, lo capite da soli, non esiste una legge senza una sanzione e non esiste autorità politica senza diciamo, l'emanazione di una legge, senza la forza, la forza per far rispettare quella legge. C'è una legge senza la, una forza gestita dal, dallo Stato, dall'istituzione, per far rispettare quella legge ha veramente... Poco senso, questo è l'abc del, del, della politica. Le fanciulle allora rivolgendole discorsi insinuanti la convinsero, convincono di che? No? La, la giustizia personificata, eh, la convinsero con queste parole in, insinuanti, questi discorsi anche ben formulati dal punto di vista retorico, la convincono accortamente a togliere per loro la sbarra, quindi ad aprire la, la porta, no? aprire i battenti. La porta si spalanca, e si, la porta spalancando si aprì ampiamente il vano dell'intelaiatura, i robusti bronzei assi facendo girare i loro incavi uno dopo l'altro. Quindi le due, le due porte si aprono stridendo, questi sono i bronzei assi, sono fatti di bronzo gli assi fissati, questi qua con cavicchie e punte. Comunque, ecco, le porte si aprono, si spancano e per di là, attraverso la porta, subito, eh, diressero lungo la carreggiata carro e cavalli. Quindi il carro, il carro e i cavalli attraversano la porta, entrano diciamo nell'acropoli. Nell la, la visione è abbastanza chiara, no? E qui compare la Dea. Ripeto, non sappiamo quale dea sia, e questo è il discorso che la dea fa a Parmenide. Quindi, la dea accoglie benevolmente Parmenide, bellissima anche questa immagine della la mano destra mi prese con la mano, cioè la, la dea personificata per così dire, con la sua fisicità. Prende per mano Parmenide, prende per mano il Sofos, il saggio, e gli fa questa rivelazione, o giovane che insieme ai mortali guidatrici, no? le fanciulle, le, queste fanciulle divine che hanno scortato Parmenide, giungi alla nostra casa con le cavalle che ti portano, eh, ribadisco, sono tutte al femminile, eh? c'è solo eh, Parmenide di uomo perché la dea è donna, le guidatrici immortali sono donne, le cavalle persino sono donne, saluti a te. Non è un potere maligno quello che ti ha condotto, eh, naturalmente è un volere benigno, un divino comando e... Giustizia. E da qui eh, l'ipotesi che eh, Parmenide abbia svolto come dire, la funzione di omoteta, cioè di, di legislatore. Eh, perché? perché se la divinità l'accoglie e di che la giustizia gli apre le porte, evidentemente perché il ruolo di Parmenide è un ruolo eh, politico significativo, cioè quello che scrive la Costituzione e, eh, di, eh, di Elea, probabilmente è il, quello che ha scritto la Costituzione. Di Elea. Bisogna che impari, dice la Dea a Parmenide, a conoscere ogni cosa, a conoscere tutto. Sia l'animo inconcusso, cioè che non si piega, della ben rotonda verità, la verità ben rotonda, il termine verità qui, Alessia, che ho definito prima, sia le opinioni dei mortali, nelle quali non risiede legittima credibilità. Dunque io, Dea, ti racconto, ti spiego, sia. Il punto di vista della verità, che è il punto di vista del divino, cioè dell'intero, cioè della totalità, cioè della realtà, così com'è, così come viene rivelata la ragione, evidentemente questa rivelazione può essere compresa, quantomeno da Parmenide o da altri soffoi, può essere trasmessa, altrimenti poco senso avrebbe avuto scrivere il poema, evidentemente, ma nello stesso tempo ti spiego anche, ti illustro anche le opinioni dei mortali dei più. Anche qui come vedete questo stacco tra il, il, il nomoteta, tra il sapiente e i più, o i polloi, diceva Eraclito, no? eh, cioè i cittadini normali, gli uomini comuni. Ecco, le opinioni dei mortali in queste opinioni non risiede legittima credibilità. Eh, cioè confrontate le opinioni dei mortali, cioè il punto di vista dei mortali confrontato alla Lezza, c'è cioè il punto di vista del divino, evidentemente non ha credibilità e il discorso della doxa cioè dell'opinione è il discorso che ci viene eh, riferito per così dire dai nostri strumenti sensibili cioè dai sensi che ci illustrano una visione del mondo diametralmente opposta diametralmente diversa rispetto a quella della ragione tuttavia apprenderai anche questo come le apparenze bisognava giudicasse che fossero chi in tutti i sensi tutto indaghi, cioè, è necessario, caro Parmenide, che tu apprenda anche le apparenze, il senso delle apparenze, cioè devi giudicare le apparenze, devi capire il senso delle apparenze, cioè delle doxai per poter intendere appieno la verità alezzeia. Ma ecco, di alezzeia e di Doxa parleremo nella prossima lezione, anzi nelle due prossime lezioni. Buono studio, che Parmenide sia con voi.